Negli anni 50, lo psichiatra e antropologo Robert Levy, durante uno studio a Tahiti riguardo a un altissimo e inspiegabile tasso di suicidi, conia il termine ipocognizione, che esprime la mancanza di parole adatte a esprimere e comprendere i propri stati d'animo. Nel caso dei tahitiani, infatti, mancavano una parola adatta a esprimere il dolore psicologico, ma esistevano soltanto parole per esprimere il dolore fisico, e questo portava appunto a una grande inquietudine che portava poi al suicidio. Per questo motivo vorrei consigliarvi questo libro di Tiffany Watt-Smith, Atlante delle emozioni umane. Leggo dal sottotitolo 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, per augurarvi di riuscire a comprendere meglio voi stessi e ad esprimere meglio ciò che provate. Vi lascio con una breve citazione di Litost. Litost è un'emozione cecoslovacca, notoriamente difficile da tradurre, anche se, stando allo scrittore Milan Kundera, è impossibile riuscire a immaginare come, senza di essa, si possa comprendere l'animo umano. La parola si usa per descrivere quel vortice di vergogna, risentimento e furia che ci solleva da terra quando ci accorgiamo che qualcun altro ci ha reso infelici. A differenza dell'odio prolungato, che può provocare rancore, o dell'immobilità del dolore, la Litos è un sentimento attivo. Come Kundera racconta nel suo romanzo Il libro del riso e dell'oblio, la Litos è uno stato tormentoso suscitato dallo spettacolo della nostra miseria improvvisamente scoperta, un tormento seguito dal desiderio di vendetta.